Abbiamo pensato che stesse migliorando qualcosa perché i primi di agosto sono venuti e hanno cominciato a podare quegli alberi al centro della strada. Ne hanno podati 4 o 5 perché c'era stato un altro crollo di alberi. Avevano messo le fasce con divieto di parcheggio perché dovevano comunque podare tutti gli alberi. Invece le fasce alla fine sono cadute da sole perché non si è visto nessuno, sono rimasti quei 4 o 5 alberi podati. E poi c'è quell'albero là e quando c'è vento è spaventoso. Credo poi se viene giù quello è molto grande, non so quello che succederà, però a tutt'oggi non si è visto nessuno. Sono passati 2 mesi dal nubifragio che ha creato tanti disagi a via Rodolfo Lanciani. Le nostre immagini di repertorio raccontano quanto accaduto lo scorso 17 luglio, quando gli abitanti della zona, al loro risveglio, trovarono una decina di auto danneggiate gravemente dal crollo di rami e alberi. I residenti non hanno dimenticato quanto accaduto e sono preoccupati perché negli ultimi mesi diversi sono stati i problemi legati alle alberature della strada. Anche oggi, girando nelle aree di sosta di via Lanciani, si trovano rami secchi abbandonati da tempo. Immagini di degrado che rappresentano anche un potenziale pericolo per chi abita in questa zona di Roma, a 2 passi dalla tangenziale e da via Nomentana. Ci sono i rami che hanno tagliato a terra, che là basta uno scemo, che ce ne sono tanti, con un mozzicone di sigaretta e peggioriamo di molto le cose, perché ormai quella è legna secca, è legna che prende subito. La maggior parte dei residenti si lamenta inoltre per la situazione di grande degrado della zona. I cassonetti sono stracolmi ed è facile trovare immondizia per terra. Ma l'emergenza alberi a preoccupare maggiormente, i cittadini in particolare chiedono maggiori controlli. Potature zero. Se lei fa una passeggiata lungo l'attraversamento lì, si deve abbassare perché gli alberi gli cadono in testa. La sporcizia che è rimasta della tromba d'aria è rimasta continuamente lì. Per cui, e poi è tutto il quartiere un po' in abbandono totale. Che io non ho visto mai gli alberi così lasciati così in questo modo, è una cosa eccezionale. No, ma poi è anche pericolosa perché qualche ramo scende giù, ecco, capito? E beh, io non so com'è che non l'hanno fatto, perché in genere lo facevano. Quando era questo periodo tagliavano, facevano, potavano, fanno più niente, non fanno più niente. Non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa e poi interveniamo. Queste cose si devono fare prima, non dopo. Avete segnalato l'emergenza? Abbiamo segnalato al comune, a tutte le parti abbiamo segnalato. Vengono, ma qua non viene mai nessuno.